Spirito di squadra, pochi rischi, Pigliacelli pressoché inoperoso. Pescara equilibrato, soprattutto vincente fuori casa in campionato, non accadeva da 16 mesi. Meno prolifico, è vero, rispetto a qualche settimana fa, ma senza dubbio più attento nelle retrovie. A Carpi, facile il gioco di parole, i biancazzurri colgono l'attimo e manifestano una solidità insospettabile. Seconda partita consecutiva senza incassare gol, ma non lo dite a Zeman. Non è che il discorso subisce meno, io voglio che la squadra riesca ad attaccare tutti e difendere tutti. Se si riescono a trovare equilibri, la cosa ci viene. E siamo sempre troppo lunghi, perché io se vedo attaccanti attaccare, la difesa deve seguire, non può stare ferma. Poi si aprono gli spazi per gli avversari. Magari l'avversario oggi non ne ha approfittato, ma secondo me in altre partite lo paghiamo. Comunque importante era fare il risultato, dopo quattro pareggi ci voleva la vittoria, l'abbiamo ottenuto lottando. Insomma, il solito Zeman, personaggio tutt'altro che scontato e per questo di spessore. La partita, squadra decimata, ben 9 assenze, oltre ai soliti noti anche Crescenzi e Zampano. A distanza di 3 anni, nuovo debutto in biancazzurro per Antonio Balzano, centrocampo prima da titolare per Canutè, Brugman, Mezzala. Per contro 3-5-1-1. In difesa Sabbione, preferito a Capela, Jelenic e Pasciotti sulle fasce, Giorico regista, Saric e Saber Mezzali, Concas nella terra di nessuno alle spalle del rientrante Bakogu. A parte i tentativi di Saber e del Sole nei primi 20 minuti, non accade nulla. Brivido invece con Sabbione, che stacca pericolosamente in anticipo su Coda, senza però inquadrare lo specchio. Subito dopo, spunto di Pasciotti, che alza la testa e spira Bakogu. Balzano fa volume, azione di disturbo provvidenziale, pallone a lato. Minuto 29, splendida controfuga del Pescara, da Del Sole a pettinare, arriva Brugman a rimorchio, che la mette in mezzo invece di concludere da posizione invidiabile. Grande opportunità, preludio tuttavia al gol. 36esimo, manovra insistita, avvolgente. Poi Balzano dentro per Koulibaly, invito basso, Capone brucia tutti e fredda Colombi per il gioiellino dell'Atalanta. Terzo gol consecutivo nelle ultime 4 partite. Secondo tempo, Manconi, punta di ruolo, rimpiazza Concas. Calabro inverte le posizioni degli esterni. Jelenic a destra, ovvero la sua fascia di competenza, Pasciotti sul versante opposto, stessa cosa dicasi per le mezze ali, Saric e Saber. Al nono, disattenzione nelle retrovie, Giorico vede e serve Saber, che impatta malissimo e spreca. 16esimo, contropiede biancazzurro, apertura di Koulibaly, Del Sole affrontato da Ligi, gran sinistro e prodezza di Colombi. 19esimo, ancora in evidenza Del Sole, parte il cross, pettinari sbuca le spalle di Sabbione ma non trova la porta. Benani per Capone, Belloni rileva Giarico. 24esimo, Ganz in luogo di pettinari. 33esimo, Brugman, sublime ricamo per Del Sole, che precede Poli, prova a coordinarsi ma viene anticipato dal reattivo Colombi. Fuori Saber, dentro il terzo attaccante Malcore. 3-4-2-1. 3 minuti più tardi, Jelenic salta Brugman, arma il destro, brivido, in realtà l'unico nel corso della ripresa. Seconda partita senza subire gol, soprattutto prima vittoria esterna, non accadeva da tempo immemore. Ciao pareggite, successo pesantissimo.